E poi questo è il selvatico, quindi è il portainnesto della melanzana. Si vede benissimo che è il portainnesto perché sull'apice del tralcio del portainnesto ha le spine sulla foglia e non ha produzione, fa il fiore ma la produzione è praticamente nulla. Ecco, rispetto alle melanzane lunghe, la melanzana tonda noi non li mettiamo al sostegno perché è già un portamento di per sé eretto. Qua invece abbiamo la melanzana lunga. La raccolta della melanzana in pratica basta piegarla in su e lei si stacca col pedicello intero. Niente, la differenza della pianta della melanzana lunga, la grande differenza è che il portamento è leggermente eretto, quindi va legata. Noi facciamo due legature noi semplicemente facciamo una legatura veloce con una stina veloce, altrimenti si potrebbe tirare un filo dalla serra o un picchettino e in pratica legarla su stile pomodori. Qua abbiamo la produzione, si vede bene, ecco, questo è un fiore che è stato impollinato, si vede bene perché i petali ormai sono seccati. Se noi togliamo i petali, sotto c'è la melanzana, la piccola melanzana. Gli stessi trattamenti rispetto all'altra, quindi un semplice rame, quando la melanzana è alta 30 cm più o meno. Diciamo che la pacciamatura che viene usata ha duplice uso, duplice attitudine, perché prima nei buchi sulle file qua c'erano le insalate. Piantate le insalate abbiamo messo le melanzane in mezzo. Quando sono cresciute le insalate, che in pratica sono state raccolte, avevamo già la melanzana che era già molto più, cioè era già quasi, non dico produttiva, ma quasi. La pacciamatura, se volete vedere sotto, queste rispetto alle altre vengono bagnate alla metà e come vediamo abbiamo una bellissima umidità del terreno, tiene benissimo l'umidità e soprattutto la grande differenza è che non abbiamo l'erba, perché comunque i semi germinano ma poi la plantula va a morire.